Tutti ben ritrovati in un nuovo video. Video svuota la spesa. Eurospin, verduriere e Unes. Oggi non ci facciamo mancare niente. Allora, vi accennerò poi nel vlog che uscita da lavoro sono andata da Eurospin perché siamo nella settimana del tutto un euro, gran parte delle cose un euro. Ovviamente quello che interessava a Caterina era già stato devastato, però vabbè, ci sono comunque dei prodotti che da Eurospin non ci vado praticamente quasi mai, molto raramente, però quando ci vado sono i miei, sono le mie punte di diamante. 0,99 per porridge, eccetera. Ho preso la farina di cocco perché io ho i petali di cocco da finire, ma la farina ha quel non so che in più. Questa linea che c'è da Eurospin è buona. Credo che questo di averli pagati 1,10 euro, 1,20 euro, un buonissimo prezzo. Questa qua per porridge, eccetera. Poi, ragazze, per 3,49 euro le ho prese. Spero che siano buone come quelle di Inns. Prugne denocciolate, Mr. Samba, comunque per mezzo chilo mi sembrava una buona offerta. Ho da finire le albicocche denocciolate e poi ho queste qua, adesso era un bel po' che non le prendevo. Ragazze, 4 euro e qualcosa la farina di castagne perché sto finendo quella che avevo preso da Italmark. Adesso voglio farmi i pancake nel weekend, spero. E quindi questa ci sta, senza glutine, proteica, eccetera. E ci piace molto. Poi, ragazze, a 79 centesimi, che obiettivamente sono più convenienti, c'è da dirlo, mi sono presa lo yogurt greco 0% di grassi della Land al caffè. Ne ho presi due a 79 centesimi, top. 89 credo, yogurt bianco con miele. Adesso metterò le scadenze in ordine, che è la versione Fahe di Pathos, 89 centesimi. Poi, ragazze, 89 centesimi, mi sono presa l'imitazione del Bifidus classico, che è, credo sia della Danone. Questo 89, sempre di Land. Ho preso yogurt bianco con la granella sopra. Devo mettere le scadenze in ordine. Poi ragazze, 2,79 euro, questo è super conveniente. Lo yogurt bianco classico appunto per i pancake, perché questo non deve mai mancare. Questo qui è lo 0% di grassi della Land, eccetera. Questi qui, ragazze, sono più convenienti, non c'è niente da fare. Ho anche da MD. È vero che a seconda poi di dove mi trovo, anche alla Unes, eccetera, vedete che li prendo, però. Capitata questa cosa, sapevo poi di andare da Unes, ho detto però qui sono più convenienti, approfitto. Poi ragazze, una novità che ovviamente era da un po' che non andavo da Eurospin, ho trovato della Land, adesso qui si stanno un po' imitando tra tutti e le appassionate del high protein, protein muesli, tutte queste cose, yogurt proteico, bla bla bla. Ricco di proteine, 28 grammi di proteine per vasetto, bianco, questo qui, ragazze, ne ho preso uno, che tra l'altro, pensavo di averlo già bucato, ne ho preso uno, ragazze, perché non so com'è, dice essere, non è uno yogurt, ma è formaggio fresco magro. Secondo me è un po' l'imitazione dello skyr di Lidl, però se vi interessa vi faccio sapere. 99 centesimi, ho detto, possiamo provarlo. Vediamo. Poi, sulla stessa linea, non ditemi che non si imitano con quelli di MD, con quelli di Lidl, eccetera, c'era al cacao e alla vaniglia. Sapete che io non prediligo la vaniglia, anche questo 90 centesimi, un euro. E mi sono presa il budino proteico al cacao di Dolciando, che è l'altra linea di Eurospin. Poi, ragazze, mi sono presa la 100% frutta, mela e banana, ne ho prese due, 49 centesimi. Poi mi sono presa, queste sono cose di punta di Eurospin, vediamola così, mela e prugna, due, queste sono per me. Poi per Alessandro, che la troviamo solo da Eurospin, e adesso era veramente 100 anni che non gliela prendevo, gli ho preso, che mangia solo lui, salsiccia di suino con finocchio, sui 4 euro qualcosa. E lui, questa è una tipologia di salsiccia tipica che fanno in Sicilia col finocchietto, finocchio eccetera, e gliel'ho presa, spero sia contento. Poi ragazze, a 1 euro e qualcosa le olive verdi giganti denocciolate, che mi sembravano un buon prezzo per mezzo chilo più o meno, queste.
Poi ragazze, il mio definito pane d'emergency, d'emergenza, ho preso quello che c'è anche da MD di un'altra marca, non mi ricordo quale, però sapete che è il pan bauletto, quello un po' più grosso, 3 mulini, farina di segale senza olio di palma, questo va benissimo, ovviamente non tutto il pacchetto, e comunque d'emergenza anche Ale poi lo mangia quando non c'è il pane, eccetera. Ne ho presi due, 1,19 euro, che c'è sia da INS che da MD, e credo anche da Lidl, però a seconda di dove mi trovo, questo d'emergenza è necessario. Allora ragazze, la busta di Eurospin è andata. Vi faccio vedere il verduriere senza fare danni magari. Allora ragazze, del verduriere a mio padre ho dato 3 mele. Ho preso per lui 3 mele, 2 porri, una testa di radicchio e una testa di insalata, quindi quelle ce le ha già lui. Qui ci sono 2 teste di insalata, credo si chiami romana, 2. Prima finiamo l'ultima e poi c'è quella. Poi ragazze, per noi ho comprato 10 mele croccanti, che avevo proprio voglia, guardate che belle. 2 tipologie, questa la mettiamo in terra. 2 tipologie, ragazze. Questa qui che vi sto facendo vedere è di un tipo. Scusate, non ricordo i nomi, però mi ha dato le 2 tipologie più croccanti. Ma guardate queste, se non sembra la mela di Biancaneve. E il ragazzo dell'azienda agricola mi ha detto, ma non è avvelenata. Simpatico. Poi ragazze, ho anche l'altra borsa, però è capitata questa. Praticamente avrei voluto prendere i finocchi. Il weekend scorso che avevo fatto spesa dal verduriere c'erano, belli grossi eccetera, li ho fatti questa settimana in forno, saltati coi porri, buonissimi. E gli ho detto, ma non hai ancora, non hai più quelli... scusate che nel mentre mi è arrivata una mail di lavoro, qui non si finisce mai, dicevo, non hai più quelli grossi, fa, no, devono arrivare in mattinata. Io sono andata prima ad andare a lavoro alle 8:30, così, e ho detto, no, purtroppo no, adesso devo andare in ufficio. Ah, ok, guarda, se prendi questi ultimi, te li regalo. Non è che fossero brutti, però sono più piccoli, però me li ha regalati, li ho presi. E ragazze, sono un bel sacchetto di finocchi, ve ne faccio vedere uno in rappresentanza, saranno 10. Adoro, grazie Guglielmo della Cascina Marzana Pavia. Questi li mettiamo qui ragazze, cioè, che cosa fai se ti regalano un sacchetto di finocchi? Li accetti ovviamente. Poi ragazze, ho preso 5 porri, vedete, è arrivato Alessandro, 1 testa di radicchio, ovviamente mi scusate, ho dovuto montare il video, chiamate, 1 testa di radicchio. Poi, ragazze, 2 teste giganti di puntarelle, puntarellone, che il cuore interno si mangia crudo, buonissimo, scoperte da poco, stra-adorate, ragazze. Stra-adorate. Allora, verduriere finito, andate in pace. Unes. Uova. Non hanno bisogno di descrizioni. Pepsi Zero. For the pizza. 1,09 euro erano in offerta le fette biscottate integrali della Mulino Bianco, poi ho preso 99 centesimi la confezione di quelle integrali Unes con fronte risparmia, perché qui non si capisce più quale meglio e quale peggio.
ragazzi, un sacchetto di cipolle rosse, la mia marmellata della nonna, le conserve della nonna alla prugna, l'albume d'uovo della Aya, un succo per Alessandro per continuare a tenerlo, come dire, con il succo, così che non mi carico, ce n'è sempre, la pinza del viaggiatore goloso. In offerta 1,99 euro, due prosciutto alta qualità, ribadisco che i salumi hanno dei costi esagerati. 1,19 euro per Alessandro, due spianate piccanti della Marcatello che vi decanto dalla notte dei tempi. Due confezioni Tello a 2,79 euro, il prezzo più gestibile. Tello rimane una gran scoperta, il jamon serrano, che è il prosciutto crudo spagnolo. E la prima borsa è andata. Poi ragazze, ho preso il pane migliore di Unes, che l'altra volta non c'era e c'ero rimasta molto male, questo qui nero. Buonissimo, tra l'altro 3-4 giorni dura. Poi, un sacchetto di cipolle gialle, un sacchetto con tre teste di aglio che era finito, la piadina integrale all'olio extravergine di oliva viaggiatore goloso, che è quella che praticamente non ha dentro niente. Stasera, grandi interruzioni, le piadine ve le ho fatte vedere. Le banane per Alessandro. In offerta 89 centesimi, due ricottine vallelata. 1,39 euro, un exquisa fit line, simil Philadelphia. C'era in offerta il Philadelphia Light, che costava 20 centesimi in più, peccato che ha il triplo delle calorie. In offerta a 1 euro e qualcosa, tutte le altre in offerta le hanno bistrattate, la pasta brisée. In offerta a 1,99 euro ho preso fior di Mediterraneo, petto di tacchino, 120 grammi con erbette provenzali. A 1,99 euro, 120 grammi, mi è sembrata una buona offerta. Poi 2,79 euro lo stracchino vegetale, vegano vegetale, buonissimo, super light. Ragazze, tornano sempre. Se non li avete ancora provati, provateli. Noah, vivi con gusto vegetale, hummus, ceci, avogado. Questo è fotonico. Fotonico. Scusate, un messaggio di lavoro. Noah, vivi con gusto vegetale, hummus, ceci. Guacamole avocado cruda. Buonissima, se la trovate ragazze prendetela, non ha dentro niente se non cipolla, limone e pomodoro, buonissima, e ovviamente avogado. 1,99 euro la mozzarella per pizza Santa Lucia, questa è quella che preferisce Ale. Poi 1,99 euro, un sconfronta risparmia, le mozzarelle. Ragazze, lancio l'ultimo sacchetto, è finito il mio tris di svuota la spesa, un po' incasinato, ma vedete che ve l'ho girato. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate, e ci vediamo al prossimo video.